Casa Paladini, il modo di dire, come dire di casa a Montegiolo. Casa Paladini è il nome dei ristoranti, appunto. E queste sono due fantastiche birre nel fantastico bicchiere. Terre e lune, gioco di parole, terre in francese è plurale, e in italiano, scusate, in italiano è plurale. Assaggiamo adesso. Facciamo una cosa, se avete un bicchiere vuoto mi permetto di versare qualcosa. Lo svuotiamo subito. Allora, il progetto nasce dalla volontà ovviamente di Teo. Noi siamo nelle Langhe, quindi siamo in una zona vitivinicola per eccellenza, e la scelta è stata siamo sempre stati vicini al Monte Pino come idea, la nostra bottiglia è da 75, da 97 e quant'altro. Quindi ci siamo, Teo si è promesso di avvicinarsi, di tornare al mondo del vino, e quindi abbiamo studiato due birre, due ricette che vengono invecchiate per due anni in botti di vino rosso e in botti di vino bianco. La terra in botti di vino bianco, di vino rosso, la lunga in botti di vino bianco. Non abbiamo solo coinvolto produttori locali, siamo a 10 minuti da Barolo, da Dogliano, insomma, quindi volte li troviamo finché vogliamo, ma abbiamo coinvolto produttori d'Italia. Questo perché? Per dare proprio una vicinanza a tutto il mondo del vino, perché io e il vino sono due bevande che devono, nonostante la gente non ci creda, possono andare d'accordo. E quindi questo è il nostro tributo al mondo del vino. E saluto. Scusate, conosco bene il progetto, non ho ascoltato molto perché c'è stato un assalto, questa idea mia di Versano. Si può fare, questa è vista, l'ho mandata a Steve, questa è la Lune. La Lune è un faro, vero? Un faro. È un aneddoto con Teo, è tutto un aneddoto. La terra invece, io assaggiai le birre, io quando assaggio le birre a Paladin succede qualcosa di particolare, perché assaggiare birre a un miraio, io non fosse presente, diciamo non fosse tra le palle, e invece lui dice che non c'è, io arrivo e lui arriva, e dice no, mi siedo qua, non dico niente, tu stai per prendere la prima birra che ti fai, stavolta è venuta bene, stavolta. Invece vai da un altro, con Agostino, tu stai per assaggiare, ti fai, dovevi venire la volta scorsa, stavolta, è incredibile. Sono unici. E i belgi sono i più famosi, bugiardi della storia. Il più bugiardo è il frate, pensate, della nostra, ti chiede una cosa, ti dice il contrario. Non so se sapete, la grande birra da scuola, 6, la 8 e la 10, quale alcoliandolo secondo voi dentro? La 10. La risposta è tutte e tre ce l'hanno, e lui non lo scrive da nessuna parte, non lo dice. Non è vietato, non è che c'è dentro saccarina, c'è coriandolo. Va bene. E allora non devi mai chiedere un viraio belga che spezia il zacco, mai, lui ti dirà, ah ce n'è, ma tu le senti, allora tu gli dirai, ma ne sento molto coriandolo, gli dirà, no, ne ho messo poco, ha mentito ma almeno. E lo vedi, là i nostri sono invece molto diversi. Voi siete il contrario, hanno fatto una birra che si chiama open, cioè aperta a tutti con la ricetta che tutti possono fare. E invece il vostro corregionale, Grado Plato, se gli chiedi che castagna hai messo, ti dice che tempo oggi, che oggi piove. Tu vicino di casa. Grande. Vi dico una cosa di questa, a parte gli aromi e tutto, che sono, vi parlo di una mouthfeel che a me sta molto a cuore, e oserei dire quasi educativa, anche se è un po' ipocrita dire che può essere educativo bere alcol, guardate cosa è successo a Ettore Etichetti. Quindi, chi volesse vederlo a torso nudo fare un H neozelandese alla Dogfish, vada su Dogfish H e su YouTube. Allora, il mouthfeel sono la parte più interessante della degustazione. Una volta che avete bene imparato gli aromi, l'olfatto, il gusto,
Mofil sono un elenco di sensazioni vocali che ci dà la nota del mental. La più facile prima nelle mie precedenti era ovviamente l'acido, il racimolo, il lattico, la stringenza, il metallico, invece quella che a me piace molto è warming, si chiama. Warming è una parola magica, sarebbe in quel calore sano che danno le bevande alcoliche sane. Quindi se tu bevi un grande vino, un grande distillato, non te la potrà dare una grappa di patate della Norvegia che ti brucia lo stomaco, te lo darà un armagnac, un cognac, e mini barley wine, e queste cose qua. E questa è una birra da warming, quindi si assaggia. E partirà un calore progressivo dal diaframma e si porta e va pian piano, una cosa sensuale, da quella, non da un'euforia, ma una sensazione di calore, di sano, non so che riesco a avere l'idea. Quello è warming, è proprio il contrario di quello che i ragazzi non devono fare in la botta etilica che danno le strong lager. Quindi evitiamo le strong lager. Pensa che gli scozzesi esportano da noi le strong lager, ma loro non le bevono. E una volta chiesi, ma perché da dove vanno queste? Vedevo il pacco, c'è scritto Italia, ma loro non pensavano fosse italiano, ero sempre in mezzo agli stranieri. E hanno detto, for the other, cioè per i scemi, non per gli altri. Loro sono famosi per le birre leggere e di alta, e mandano a noi forti e di bassa. E guarda, se, qui il flavor di questa è incredibile, è molto ricco, ma poi quando lo vedremo alla terra è sempre una live.